Ivan Lazzarini, stagione 2008, al debutto con un'Aprilia bicilindrica, qua all'Internazionale d'Italia servono per preparare il mondiale che parte tra poco. Però sei andato alla grande e hai capito subito i segreti dell'Aprilia. Sì, abbiamo lavorato tantissimo quest'inverno, i ragazzi sono stati fantastici, hanno seguito tutte le mie indicazioni, abbiamo cercato di adattare la moto a me e io di conseguenza la moto. Non siamo ancora al 100%, possiamo ancora fare qualcosina meglio. Comunque queste prove servono tantissimo in vista del mondiale, anche perché c'erano praticamente tutti, mancavano forse un paio di piloti importanti, poi il resto erano tutti qui, quindi un bel banco di prova. Soprattutto abbiamo visto che sei riuscito a migliorare le partenze, che sono un po' il tuo tallone d'Achille. Sì, non abbastanza, perché dalla pole position non sono mai partito in testa. È vero che qui la pole position è esterno e la partenza è molto molto corta, quindi non è che sia proprio avvantaggiato. Però lavoreremo anche su quello, perché come abbiamo visto oggi sono molto molto importanti e magari con due partenze in testa poteva anche finire diversamente la gara. Cosa pensi dei tuoi avversari? Chi ti fa più paura? VDB, Thomas Scherer, poi ci sono anche qualche italiano. Sì, siamo nel S1, siamo in tanti, quindi non c'è un vero e proprio avversario. È chiaro che sia Thierry che Thomas hanno dimostrato, Thierry anni, ma anche Thomas l'anno scorso, di andare molto forte. Ma io non mi preoccupo di nessuno, cercherò di rimanere concentrato al massimo su di me e cercare soprattutto di dare il 100% tutte le volte. Il punto forte di questa Aprilia bicilindrica che hai potuto trovare subito? Ma di sicuro un punto a favore è la potenza che ha rispetto alle altre moto. Adesso i monocilindrici ci sono avvicinati tanto, visto che anche le KTM e l'Husqvarna non sono troppo lontani a noi, quindi bisogna sempre continuare a lavorare. Nell'asfalto si comporta molto bene, nella terra sta migliorando, è magari un filo più difficile da guidare, però è già a buon livello.